quello che propone il nostro sistema mediatico e i nostri politici si risolve in un teatrino delle parti dove in realtà tutti litigano per dire tutti la stessa cosa. Quello che è successo a Crotone negli ultimi giorni ha riacceso il dibattito che negli ultimi anni era stato un po' nascosto da altre questioni. E ancora una volta vediamo il centro-sinistra con la sua retorica della cosiddetta accoglienza e il centro-destra con la sua retorica della cosiddetta difesa dei confini. E in televisione, appunto, sui giornali, nell'opinione pubblica, centrodestra e centrosinistra, presunti intellettuali e uomini pubblici litigano sostenendo le ragioni dell'accoglienza o le ragioni dei respingimenti, porti aperti o porti chiusi. In realtà questa vicenda, per come è presentata dai nostri politici di centrodestra e di centrosinistra, come è presentata dalla nostra stampa, che sia la Repubblica o il Corriere della Sera, è un teatro e non coglie l'essenza del problema. Non la coglie perché la retorica del centrosinistra sull'accoglienza non tiene in considerazione il fatto che la stragrande maggioranza dei migranti che cercano di arrivare in Europa passando per il Mediterraneo, nella loro idea, non raggiunge il Mediterraneo, ma viene trattenuta in Libia dalle bande dei tagliagoli di Tripoli con cui il governo Meloni, come prima il governo Draghi, come prima i governi Conte, come prima i governi Gentiloni, come prima i governi Renzi, hanno sempre dato supporto. L'Italia ha sempre riconosciuto come governo quello di Tripoli, che non è mai stato votato da nessun libico, mentre invece il governo di Tobruk, quello dove esiste un Parlamento votato da tutti i libici, non è mai stato riconosciuto come governo dal governo italiano. Intanto noi continuiamo a finanziare, come ha fatto la Meloni poche settimane fa, con milioni di euro i terroristi di Tripoli, euro che servono per andare a perpetuare la guerra condotta contro i soldati libici, a perpetuare il saccheggio del petrolio libico e la tratta degli schiavi. La maggior parte, la stragrande maggioranza dei migranti africani, il barcone non arriva neanche a prenderlo. Vengono trattenuti prima e utilizzati come schiavi da quelli che, da quando il governo italiano ha commesso l'atto terroristico di far cadere la Jamahiria libica di Gheddafi con l'aiuto dei suoi partner occidentali, ha iniziato a riconoscere. D'altra parte la retorica del centrodestra sui respingimenti è altrettanto un teatro e altrettanto non coglie il punto. Perché? Perché i respingimenti, le norme sempre più severe in tema migratorio non hanno minimamente risolto il problema. Dalla legge Bossi-Fini in poi noi abbiamo visto un continuo aumento degli ingressi irregolari. Perché? Perché né il centrodestra né il centrosinistra vanno al punto del problema. L'unico motivo per cui milioni di persone abbandonano paesi dell'Africa o del Medio Oriente per andare a cercare qualcosa reale o irreale in Europa e in altri paesi occidentali è perché questi paesi del sud del mondo, dal Sud America all'Asia, al Medio Oriente, all'Africa, sono costantemente sottoposti ad un'aggressione brutale da parte delle forze degli Stati Uniti e dei loro alleati. Un'aggressione che viene portata avanti tramite invasioni militari, come nel caso dell'Afghanistan e dell'Iraq, che viene portata avanti con colpi di Stato e guerre per procura, come nel caso della Siria, della Libia, diversi stati africani e del Medio Oriente e del Sud America. Un'aggressione che si manifesta con gli embarghi e le sanzioni. Il governo afghano, dopo aver cacciato gli americani, si è visto tagliare le gambe dal sequestro di tutti i miliardi di dollari del tesoro afghano. In questo momento in Afghanistan la gente muore di freddo e l'unico responsabile è il governo degli Stati Uniti con le proprie sanzioni. Questa politica, questo tipo di rapporti è stato applicato da nord a sud in tutto il mondo. Se ci sono milioni di paesi condannati al sottosviluppo è unicamente perché esiste a livello mondiale un regime, quello di Washington, che non concepisce altri rapporti se non quelli di subordinazione e sudditanza e violentemente impone la sua forza al resto del mondo. Centrodestra e centrosinistra non possono
non possono risolvere la questione dell'immigrazione perché centrodestra e centrosinistra sono entrambi al servizio degli Stati Uniti d'America. Nessun politico di centrodestra e nessun politico di centrosinistra dirà mai che i programmi del Fondo Monetario Internazionale sono criminali, che l'azione dell'Unione Europea e della Francia in particolare in Africa è un'azione criminale, che gli interventi terroristici della NATO in Siria e in Libia sono stati atti criminali. Non lo dirà mai nessuno, perché il centrodestra quanto il centrosinistra, quando era il momento di bombardare Damasco, sono sempre stati a favore. Quando era il momento, all'epoca, di ammazzare Thomas Sankara, erano a favore. Quando era il momento di imporre la France Afrique nell'Africa occidentale, erano tutti a favore. E ancora adesso i governi africani, come quello del Burkina Faso, come quello della Repubblica Centrafricana, come quello del Mali, che sono insorti e hanno cacciato via i colonialisti francesi, sono visti dall'Unione Europea, dal centrodestra e dal centrosinistra come dei governi autoritari, dittatoriali. Per questo il centrodestra e il centrosinistra non potranno mai risolvere la questione dell'immigrazione al di là della propaganda, perché entrambi sono al servizio di Washington, entrambi sono al servizio dell'imperialismo americano, che è la causa delle disuguaglianze internazionali, che provoca i flussi migratori di massa. È inutile che il centrosinistra sventoli la bandierina arcobaleno con la retorica dell'accoglienza, quando il centrosinistra ha promosso, ha supportato campagne di aggressione militare o campagne sanzionatorie o campagne di pressione politica contro governi e stati, contro nazioni che avevano l'unica colpa di non essere allineate all'ordine internazionale degli Stati Uniti. Ed è inutile che il centrodestra parli di difesa dei confini, quando il centrodestra è il primo sostenitore della presenza in Italia di 15.000 immigrati irregolari pericolosi, che sono i Marines americani nelle basi che ci hanno imposto negli anni. Il centrodestra parla di difesa dei confini, bisognerebbe dire al centrodestra che già all'epoca, con i loro voti, con i voti della Democrazia Cristiana, l'Italia è stata invasa da decine di migliaia di soldati americani che sono ancora qui oggi mantenuti e che hanno spostato nel nostro paese i loro carri armati, le loro armi, le loro bombe atomiche. La sinistra parla dell'accoglienza e dell'antirazzismo, bisognerebbe dire alla sinistra che non c'è niente di più razzista di aver avallato sanzioni, embarghi, colpi di Stato e guerre civili che avevano l'unico scopo di cacciare governi invisi agli Stati Uniti. È chiaro che sono entrambi parti del problema e la loro retorica è fatta apposta per nascondere i veri colpevoli. Non è infatti un caso che i cosiddetti migranti, la piccola parte che riesce ad arrivare ai barconi, la parte di questi che riesce ad arrivare in Italia, una volta che scende dalla barca, automaticamente diventa priva di ogni interesse. Il problema è sempre quello dei soccorsi, dell'accoglienza. Il problema non è mai quello di garantire casa, salario, diritti a queste persone. Perché? Perché non è nel programma né del centrodestra né del centrosinistra fare in modo che cittadini e non cittadini abbiano diritto, abbiano questi diritti umani a un lavoro dignitoso e a una casa. E non è infatti un caso che sfortunatamente queste persone, questi lavoratori che si trovano in uno stato di totale irregolarità finiscano a lavorare come schiavi o come simili schiavi in aziende spesso agricole che, se andiamo a vedere, sono sempre sistematicamente di proprietà di quelli che sono i pezzi grossi locali della Lega, del Partito Democratico. Uniti, i leghisti che parlano di porti chiusi nelle loro aziende agricole hanno i lavoratori irregolari trattati come schiavi che vivono nelle baracche. La sinistra che parla di accoglienza e di integrazione, anche loro hanno nelle loro belle latifondi i lavoratori irregolari che vivono nelle baracche e vengono trattati come schiavi. E anche da questo punto di vista centrodestra e centrosinistra si qualificano come la stessa identica cosa. Non gli interessa risolvere il problema, non gli interessa
garantire una vita dignitosa agli immigrati, non gli interessa garantire una vita dignitosa ai cittadini italiani. Perché? Perché hanno un solo scopo, hanno un solo dovere, quello di tutelare i loro piccoli interessi, ma soprattutto quello di obbedire allo zio Sam, obbedire al padrone di Washington, che gli dice che le invasioni dell'Iraq, dell'Afghanistan, della Siria, della Libia, che i colpi di Stato, che gli embarghi, che le sanzioni sono cose giuste e sono da supportare. E finché non si sarà capito che sono gli embarghi, che sono i colpi di Stato, che è la violenza economica dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del Fondo Monetario Internazionale, della NATO a causare l'immigrazione di massa, non ci potrà mai essere una soluzione al problema e migliaia di persone continueranno a morire e milioni di persone continueranno a vivere in condizioni di sottosviluppo, di indigenza e di miseria. E non si sarà capito questo finché non si sarà capito che i veri razzisti non sono quattro ignoranti che scrivono le cose su Facebook. I veri razzisti sono nelle sedi dell'Unione Europea a Bruxelles, sono al Pentagono, sono alla Casa Bianca e sono quelli che hanno deciso che il resto del mondo deve vivere privato della libertà, della sovranità e dell'autodeterminazione. I veri razzisti sono quelli che hanno cercato di ribaltare il governo di Hugo Chavez e poi di Nicolas Maduro in Venezuela. Sono quelli che nell'83 hanno invaso Grenada, sono quelli che nel 2011 hanno ucciso Gheddafi e hanno invaso la Libia, sono quelli che hanno invaso la Siria cercando di rovesciare il governo di Bashar al-Assad, sono quelli che hanno invaso l'Afghanistan e l'hanno condannato a 20 anni di occupazione militare che ha ucciso centinaia di migliaia di afghani, sono quelli che impongono sanzioni a decine di paesi, dal Sud America fino all'Asia. Questi sono i veri razzisti, quelli che impongono il loro dominio coloniale ai danni dei popoli del sud del mondo, ma anche ai danni degli stessi popoli europei. Perché se è vero che un paese africano, a meno che non si difenda con la forza delle armi, come sta accadendo adesso col Mali, col Burkina Faso, con la Repubblica Centroafricana, che anche grazie all'aiuto della Federazione Russa sono riusciti a cacciare gli imperialisti francesi, a meno che un paese non abbia la forza di opporsi, quel paese è condannato e le sue risorse vengono saccheggiate e i politici che si oppongono vengono assassinati e i cittadini che protestano vengono ammazzati. E questo succede quotidianamente. Anche i paesi europei però sono costretti a vivere sotto questo gioco, perché lo zio Sam comanda anche a casa nostra. Per quanto teoricamente noi avremo una Costituzione che sancisce come la sovranità appartenga al popolo, che sancisce come l'indipendenza nazionale sia un valore, sia qualcosa previsto e prescritto dalla Costituzione e punito ogni attentato a questa dal codice penale, noi vediamo che i nostri politici fanno a gara nel chi è più europeista, nel chi è più filoamericano, in chi vorrebbe cedere maggiormente la nostra capacità di autodeterminazione allo zio Sam e ai suoi servi europei. E questo è stato fatto dal centrodestra e dal centrosinistra insieme.